Amici di Gossip News, ben ritrovati, io sono Nat e questa è una nuovissima pillola di Gossip. Grandissime novità per il GF VIP, le ultimissime indiscrezioni riferiscono una trattativa in corso tra reality di Alfonso Signorini e un vero e proprio vippone con la V maiuscola, ma ecco gli ultimi aggiornamenti direttamente da dietro le quinte del reality più famoso d'Italia. Prima di proseguire vi invito come al solito a supportare il canale mettendo un bel like, registratevi e cliccate la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti, mi raccomando, seguitemi su Telegram per non perdervi tutte le notifiche, ancora un po' mi strozzo. Veniamo a noi. Mancano poco più di due mesi all'inizio della settima edizione del GF VIP. Alfonso Signorini e la sua squadra di autori stanno cercando di mettere insieme un cast stellare e variegato. Almeno questo è quello che riportano le ultimissime indiscretion, visto che si vuole ripetere il successo della passata edizione, perché ragazzi tutti l'hanno criticata, ma è stato un successone, un vero e proprio boom di ascolti. Poche ore fa il sito Dagospia, sempre informatissimo sulle vicende che ruotano intorno al reality, ha lanciato l'ennesima indiscrezione. Bomba! Secondo il portale di Roberto D'Agostino, infatti, Signorini sarebbe in trattativa niente di meno che... Non ve lo dico. Rita Dalla Chiesa. Cioè, sto giro esagerano, eh. Ebbene sì, il volto storico di Forum sarebbe stata contattata dal buon Alfonso, ma non avrebbe ancora dato risposta per la serie Ciao Alfonso! Oh, ciao, sono Rita! No, aspetta. Ciao Rita! Oh, ciao Alfonso! Senti, viene il GF VIP. Scena muta! In buona sostanza ci starebbe pensando. Ci sto pensando. Quindi questa è la clip. Il potere di persuasione di Signorini potrebbe convincerla a diventare una delle concorrenti del prossimo GF VIP. E secondo me se insiste ce la fa. Ma tanto è solo una questione... Niente, avete capito il senso, no? Se così fosse, sarebbe un bel colpaccio per i reality che si assicurerebbe un bel pezzo da 90 anche nella settima edizione, proprio come è accaduto con Katia Ricciarelli lo scorso anno, perché anche lì... Ovviamente adesso tutti, Katia Ricciarelli, tutti ce l'hanno con lei, però è stato un colpaccio, eh? Secondo i bene informati, il conduttore e la sua mega squadra di autori starebbero facendo di tutto per assicurarsi la presenza di Mrs. Loretta Dalla Chiesa e sarebbero disposti anche a farle qualche concessione contrattuale, come del resto hanno fatto anche con Katia Ricciarelli. E il bagno privato, e la stanzetta da sola, e una roba del genere. Staremo comunque a vedere se la trattativa andrà in porto oppure no. Ma non è mica finita qui, perché io non sono pago. Altre novità sul cast del GF VIP ci vengono fornite sempre dalla Gospia. Pare che tra i concorrenti, e queste sono voci meno accreditate, diciamo, però sono sempre voci, potrebbe esserci pure Charlie Gnocchi. E voi direte, chi è Charlie Gnocchi? È il fratello del più celebre Gene Gnocchi, inviato di Striscia la Notizia, lo vedete ogni tanto scappa fuori. Altra indiscrezione invece riguarda l'ex nuotatore Leonardo Tumiotto. Vabbè, lo sportivo viene dato da più parti come uno dei concorrenti, e se ciò corrispondesse al vero sarebbe garantita anche in questa settima edizione la classica quota sportiva, perché sapete che in ogni edizione ci deve essere la parte trash, la parte vipposa, la parte anche sportiva. Sembra confermata, a proposito di parti, anche la presenza di Max Felicitas, attore di film hot, quindi è confermata la parte, chiamiamola... Vabbè, avete capito, la parte così, quella che piace tanto. Confermata anche, come si faceva a non confermarla, lei conferma, Chalia Rodriguez, famosissima, io stesso ho il poster in cameretta, la rapper 23enne di origini marocchine e spagnole, ma cresciuta a Torino, quindi praticamente sa parlare tante lingue. La ragazza, oltre che cantante, è anche una modella, perché ultimamente va di moda essere multitasking, ossia di solito influencer, cantanti, produttori, eccetera, 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 e anche modella. Non è molto conosciuta al grande pubblico, ma avrà tempo per farsi conoscere e apprezzare dai telespettatori di Canale 5, proprio come accaduto lo scorso anno con le sorelle Selassie, che prima del GF VIP nessuno sapeva chi è, e dopo finito il GF VIP tutti sapevano chi è, purtroppo. Vabbè, altri nomi che vengono dati come sicuri concorrenti, vabbè, ve ne ho già parlato ma faccio un breve riepilogo: Asa Gianese e Antonino Spinalbese. Beh, Antonino è una garanzia, si mormora che vedendo Rodriguez, ex compagna di Antonino e mamma di un figlio in comune, non abbia affatto gradito la scelta del suo ex di partecipare al reality. Gira voce che addirittura l'ha diffidato, ha detto: se vai al GF non devi assolutamente parlare di me, né di tua figlia, né della tua famiglia, perché sennò io ti denuncio. Vabbè,
Nulla comunque ancora confermato, così come non abbiamo ancora la certezza della partecipation diritta dalla Chiesa per la serie. Signorini l'ha contattata, gli avrà fatto la proposta, bisogna però aspettare la sua risposta. Siccome tempo ce n'è, loro si prendono tutto il tempo che vogliono. Bene, bene, bene. Ma la domanda è: riuscirà il nostro buon Alfonso a convincere Rita dalla Chiesa? E voi? La vedreste bene come concorrente? Posso dirvi la mia? Secondo me non ci azzecca niente. Sì, è un pezzone da 90, ma non ce la vedo a creare dinamiche tresciose in quel del GF VIP. Brava professionista, ma boh, non lo so. Però, ragazzi, io, le vie di Emilia sono infinite e io posso anche sbagliare, quindi staremo a vedere. Ma io, più che quello che penso io, voglio sapere quello che pensate voi. Siete favorevoli a un'eventuale participation diritta dalla Chiesa al reality più trashoso d'Italia? O non siete favorevoli, o non ve ne può fregare di meno, o siete dalla parte dello zio Nat? Fatemelo sapere qui sotto con un commento, mi raccomando, commentate come se non ci fossero domani. Per il resto lo sapete, mettete un like sotto questo video, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella, e qui c'è il Telegram per non per non perdervi tutte le notifiche in tempo reale. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao bellezze!